Ragazzi, è tornato a trovarmi il mio amico e oggi ho portato un 450 a 4 tempi Kawasaki. Marcia inserita e si parte senza frizione. Già, due informazioni veloci. Anno? 2014 questo qua. Proviamo. E facciamo il confronto con l'Husqvarna 360. Ecco, usa un po' la frizione quando si ammette. Ok, cioè, la frizione com'è? È come se non ci fosse. Ecco. Me l'avevate chiesto voi di provare un cross moderno. Cattiva, però quella là è anche più divertente. A lungo, sì. È più a lungo. È più a lungo. Qui in un attimo avevi finito le marce. Finito le marce, esatto. E ti ripresenti, questa è una moto che ha 3 anni, quella là c'è una 20, 24, 23, 24. Sì, sì, ci sono 20 anni di differenza. Che ha 3 mappature, giusto? Sì, allora, blocco meccanico. Blocco meccanico per le partenze. Scarico Arrow. Titanio e poi c'è il pezzettino finale in carbonio. Io ho provato questo, il Beta 300, e l'Husqvarna, sì. Questo è il primo cross 450 che provo. E poi ti sembra che va più forte dell'altra o? Questa sì, va di più, ne abbiamo parlato con tuo papà. Questa qui tutte le marce in un attimo, invece l'Husqvarna erano più lunghe, ci giocavi un po' di più. Qua in un attimo limitatori. Comunque ragazzi, l'ho provata poco perché ho fatto avanti e indietro su quella stradina 3-4 volte. Non ho spinto al massimo il motore anche perché è la prima moto a 4 tempi da cross su cui salgo, quindi volevo giusto farmi una prima impressione di questa moto. Mi è piaciuta, va tanto. Aspetto qualche commento dove mi dite cosa vi piace di questa moto, ad esempio la frizione che è molto particolare.